Sila da Verona. Sentiamo Sila da Verona. Fra poco ti presento un personaggio incredibile che abbiamo già intervistato un paio di volte, caro David. Una volta era addirittura in Papua New Guinea, se si dice così, o Guinea, come minchia si dice, e si è fatto a piedi o non so come, in cargo tutto il viaggio per tornare in Germania perché è contro l'inquinamento. Storia straordinaria. Adesso è a Milano e fra poco parlerà con noi. Sila, dimmi Sila, amico Sila, dimmi. Sila, donna o uomo? Quando Anna non c'è. Allora, Gianluca Grimalda, buonasera. Buonasera. Buonasera, Gianluca Grimalda è uno scienziato, come si definisce lei? Un ricercatore? Scienziato sociale, ricercatore. Sì. Scienziato sociale, che vuol dire scienziato sociale? Questo è quello che ho fatto, anche tu hai fatto scienze politiche, no? Sì, assolutamente, quindi. Lei è un ricercatore che non è abituato a questo linguaggio triviale della zanzara ogni tanto, no? Perché noi abbiamo alto e basso. Come mai lo hai invitato, visto questo da dietro, adorabile ricercatore? Adesso te lo dico, perché tu non ti sei dimenticato che ruolo ha avuto nella militanza verde, nella militanza green nei mesi scorsi. Come ha visto questa trasmissione al di là del vetro, Grimalda? Impressione ha fatto. Questa è la carne viva del paese, questa qua, la carne mangio vivissima. Mangio le noccioline io intanto. Noccioline molto divertente e una bellissima occasione per vedere come la gente parla e si comporta effettivamente, perché mi rendo conto a volte sto troppo nella mia torre d'avorio e quindi mi mancano questi colloqui. Vedi, mancano a Grimalda, cioè toccare con mano la realtà, quella che uno dice la realtà. Mettere le mani la prima volta che ero in Inghilterra, sai, quando sono andato lì a studiare, la cosa che mi ha dato più soddisfazione del avere un livello avanzato di inglese e quando la gente mi insultava. Ah, addirittura? Sì. Qual era l'insulto che ti dicevano di più? Allora, una volta... No, bullshit, che ne so, come si dice stronzo in inglese? Non lo so, come si dice? Arsehole. Come si dice? Testa di cazzo internazionale? No, quello non lo so. Comunque una volta mi ha detto, una volta ero in bicicletta e ero sul percorso di una coppia. Allora mi dissero, fucking you doing here, cunt. Cunt vuol dire fighetta, questo è... Ah, così, cunt. Cioè, cunt, fighetta. Cunt. Che cosa fai cosa fai qui? Che cazzo fai qui, fighetta? Che cazzo fai qui? E questa sia stata per loro questo è l'insulto più grande che si può dare. Una parolaccia che tu usi, ogni tanto, non le usi magari, non lo so. La parolaccia che tu usi di più qual è? Stronzo, coglione, testa di cazzo, pezzo di merda. Ma di solito non è che dico. Vabbè, non dici parolacce, ma le parolacce sono cazzo. Le parolacce sono l'anima della conversazione. Hanno scritto libri sulle parolacce. Comunque, vabbè, io ti voglio chiedere una cosa. Tu sei tornato una volta, adesso Parenzo si ricorderà questa cosa, dalla Nuova Guinea in Europa via cargo, perché non volevi inquinare, sei stato licenziato, giusto? Sì, è stato bello. Licenziato per questo. Ora io dico, io reputo questa cosa. Non è bello che sia stato licenziato. Io reputo questa cosa una delle più grandi follie che si possano fare. Posso dirtelo qua? Potevi dire cazzate. Sì, follie, cazzate, te lo posso dire tranquillamente. No, ma che licenziarlo? Hanno fatto bene, quello non si presentava nel posto di lavoro nel giorno in cui quelli volevano che si presentasse. Lui dice per non prendere l'aereo. Prendere ferie e dire sono un attimo in ritardo, ho dovuto, magari se avesse preso gli strumenti. Ma quel cargo che hai preso mesi fa, un anno fa, quando è stato quel cargo, consumava pure il cargo, consumava benzina, gasolio, pure il cargo, come un pazzo, no? Dunque inquinava pure quello. Sì, ma 10 volte di meno dell'aereo. Poi non è che ho viaggiato solo in cargo, ho viaggiato in cargo, poi in treno, in pullman, ho fatto di dunque, tutto, 28.000 km. Dunque tu rivendichi quella scelta. Assolutamente. Ma assolutamente. Non bisognerebbe, secondo te, più viaggiare in aereo? No, io non dico questo, non ho mai detto questo. Io dico che nell'ambito, del mio percorso di vita, io ho preso questo impegno. È da 10 anni che praticamente prendo aerei solo quando è strettamente necessario. E quindi... Cioè, per esempio, fammi un esempio di quando tu potresti prendere l'aereo, invece vai in treno. Io oggi ho preso un aereo, ad esempio, Roma-Milano, ho preso l'aereo oggi. Per forza. Roma-Milano, poi dovevo far veloce. Dovresti un po' vergognare, perdonami se te lo dico, perché non hai preso l'aereo. Ma scusa, quanto tempo hai risparmiato? Fratello mio, ti spiego, io ho finito la diretta dell'aria che tira all'1:30. All'1:32 avevo una macchina che mi aspettava sotto la 7, sono corso ma sgasando all'aeroporto con l'autista, sono arrivato all'aeroporto perché l'aereo era alle 3, quindi sono andato 1:30, alle 2:07 sono andato all'aeroporto, check-in, 2:30 in barco, alle 3 aereo partito, alle 4 arrivato a Linate e io alle 6:43 ero a Rapallo dove mi trovo. Senza l'aereo sarebbe stato impossibile. Era così necessario arrivare a Rapallo questa sera? Fondamentale. Fratello mio, certo. Domani mattina c'è un bel convegno, ottimo. Come cosa da fare? C'è un convegno ottimo di Confindustria, devo moderare col presidente, eccetera. Quindi lo stai con soldi, fondamentalmente. Sì, per
soldi. Che te ne frega te? Per soldi, che te sì. No, che soldi? Per lavoro? Che lavoro, sì, che voleva? Che voleva? Perché per farlo per soldi non è sbagliato, secondo te, Gianluca? No, non dico che... No, volevo solo capire perché... Sì, però, cosa va in una direzione contraria alla tua, questo lo devi ammettere. Cioè, tu sei uno che vuole ogni giorno misurare i propri comportamenti in funzione del fatto di risparmiare energia. Che cosa? Di non consumare. Perché sei ossessionato dal fatto che il mondo si inquina. Questo, sei ossessionato da questo o no? Dillo. Ossessionato lo dici tu. Secondo me io sto facendo una cosa entro certi limiti ragionevole. A casa tua, scusami, a casa tua, per risparmiare, diciamo, per non inquinare, che cosa fai? Dimmi una cosa. Allora, quello che faccio io a casa non importa. Vabbè, questo. Ma certo che la uso. Lo sai che la carta igienica inquina? No, sì. Vabbè, non inquina quanto prendere un aereo, come ha fatto Parenzo. Un'azione che fai, a parte questa, che comunque è un'azione grossa, quella di non prendere l'aereo, ma un'altra azione che fai sul tuo corpo per non inquinare? Guarda, possiamo parlare della mia esperienza personale. Io, per esempio, sono un testimone assoluto di chi risparmia, perché mi lavo pochissimo, uso pochissimo sapone. È così, ragazzi. Io faccio solo docce fredde, se vogliamo. Perché la doccia calda inquina di più. Io no, io la mattina, se non mi faccio farmi la doccia calda di almeno 10 minuti e poi l'ultimo minuto e mezzo faccio fredda, ma i primi 10 minuti devono essere caldi. Sì, questo è come faccio in Romagna. D'estate faccio due docce, la mattina e la sera, perché la sera ovviamente durante l'estate uno suda, quindi la sera va a letto pulito. E cosa facevano i romani? Calda. Gianluca, aspetta, calda. Sì, no, il calendarium e il frigidarium. Cioè? Prima il bagno caldo e poi il bagno sì, freddo. Sì, ma tu esatto. fai solo freddo. Io faccio solo freddo. Solo freddo, per una scelta, perché una scelta precisa. Il punto non è quello che io faccio. Ma no, quello è interessante, per è curioso. No, questo non interessa. Interessa moltissimo. Il punto è questo. Allora, io so, come diciamo dovrebbero sapere gli scienziati che si occupano di clima, che per ogni 4.033 tonnellate di CO2 che vengono prodotte, una persona al mondo muore. Questa è una cosa che mi sconvolge. Ma non ce ne frega niente. Ma perché? Ma che ce ne frega niente? Ma no, persone che viaggiano in jet privato, sai quante persone muoiono come, non voglio dire come conseguenza, questo è interessante, ma come effetto collaterale, cioè, tu dici, di tutte le persone che prendono 17.000 persone ogni anno. Cioè, tu stai dicendo che i jet privati ammazzano indirettamente 17.000 persone? Sì. Ma questo è bellissimo. No. Purtroppo è così. Davide, questo qua è un genio. Io dico, purtroppo è un genio. Perché comunica molto meglio di questi. Posso dire, io sono completamente contrario a quello che dice lui. Lo trovo una cosa folle, una cazzata spaventosa. È un calcolo che magari ha fatto, non so chi lo possa aver fatto, adesso me lo dirà. Ma comunica molto meglio di questi di ultima degenerazione che stanno lì a occupare le strade. Ma hanno modalità diverse, cioè, dice una cosa molto una cosa incredibile. Se tu prendi un jet privato sei colpevole dell'uccisione Io non dico che sei colpevole, vabbè, perché molte persone non lo sanno. Dico, come effetto collaterale c'è questo. E io quello che sto cercando di fare adesso, sto fortunatamente mi è stata data anche la possibilità di scrivere un libro e di fare anche un documentario sul mio viaggio, quindi bellissimo. Quello che sto cercando di fare è di informare le persone che evidentemente non lo sanno. È una puttanata. Come fai a dirlo? Ma perché così? Ma i jet privati non provocano morti, dati alla mano. Ma non è che te lo dimostra, è chiaro che non ammazzano nessuno indirettamente. Dimostramelo dati alla mano. Adesso me lo spieghi, dopo l'interruzione mi spieghi perché i jet privati provocano indirettamente, ho detto, la morte di 17.000 persone l'anno, benissimo. Dice di sì come se fosse una cosa scontata, porca puttana. Lo so, anch'io sono rimasto ma non sei, è una minchiata. Fermi tutto. Come fai a dirlo? Bentornati a Trova la Rima. Il liberale, una cosa veramente ridicola. Scusi, chi circola in macchina oggi, Grimalda, poi torniamo sui jet privati, chi circola in macchina oggi per le città, macchina a benzina, macchina a diesel, poi parliamo anche dei SUV, secondo lei è un criminale? No, io non dico che sono dei criminali. Rendono conto dei danni che fanno, questo sì, è? Sì, quello che sto cercando di diciamo portare avanti nella mia piccola battaglia. Ma milioni di pendolari in Italia, ogni giorno, Grimalda, milioni di pendolari si mettono in macchina. Milioni di pendolari, come minchia ci dovrebbero andare al lavoro questi qua? Come si dovrebbe fermare il paese? Il paese dovrebbe rallentare. Lei è a favore del fatto che il paese rallenti? Ma io mi rendo conto che in moltissime situazioni non c'è alternativa alla macchina, allora, però quando c'è, ci sono i mezzi di trasporto pubblico. Se tutti andassimo con i mezzi di trasporto pubblico, staremmo tutti meglio. No, perché alla fine se tutti quanti andassimo con il al lavoro, a parte che non è possibile senza la macchina, il paese sarebbe finito. Forse per lei fanno così, ma a Londra è pieno di macchine, c'è un traffico pazzesco, c'è un traffico della Madonna. Come si fa a dire che a Londra vanno tutti così? Ci sarà gente che va non dico che vanno tutti, però se guardi quanti vanno a lavoro in metro a Londra, a New York, vedi
scusi, fosse per lei il jet privato va chiuso? Sì, secondo me dovrebbe essere reso illegale. Reso sì, illegale sì, il jet privato, sì, bellissimo. Sì, sì. Il jet privato illegale, caro. Invece lo yacht? Lo yacht pure, tra l'altro lo yacht inquina anche di più. Lo yacht. Vabbè, gli yacht di grandissime dimensioni. Scusi, tu sei in un posto di mare in questo momento, non diciamo dove, caro Parenzo, dove ci saranno diversi yacht, anche diversi jet privati, di industriali che arrivano io in quel posto. Dove solo perché non mi devo nascondere, sono a Rappallo perché domani inizia il congresso dei padroni, il convegno dei padroni di Confindustria. Dei padroni. No, nessun padrone, il padrone sei tu. Non sono padroni, sono imprenditori. Che sono padroni, gente padroni. Che crea lavoro, gente che ma rischia. Ma sì, ma padroni, padroni, non è una bestemmia. No, padroni di niente, no, te padroni lo usavi tu quando stai lì da giovane di sinistra, andavi lì in piazza, padroni, ma quali padroni? Sono gente che investe del proprio, ha idee, talento, investe, ma padroni, saranno padroni di qualcosa, aziende. Padroni di se stessi, padroni di un'azienda, sono padroni. No, il termine padrone, sì, ma sei Cremaschi sei diventato, ma chi sei? Cremaschi la FIOM CGL sei, non ho capito, ma è una roba incredibile. Ma sono padroni, come li chiama lei Grimaldo? No, sono padroni, c'è poco da fare, i suoi erano padroni. Imprenditori. Tu addirittura imprenditori. Sì. Cioè, gente che imprende. Gente che imprende. Scusi, allora non ho capito che male hanno fatto sti yacht. Consumano, che cosa? Gli yacht consumano. Allora c'è stato un articolo molto interessante pubblicato un po' di tempo fa in cui yacht, andavano a vedere quante sono le emissioni, diciamo, dei miliardari. Sì. Miliardari. Allora, la persona che inquinava di più al mondo era Saki, Roman Abramovich, l'ex padrone del Chelsea. Sì. No. Lui emetteva qualcosa come 30.000 tonnellate di CO2 ogni anno. Non voglio dire che è un assassino, però la sua attività provocava morti. Provocava morti. Sì, ma questa è un'accusa gravissima. Lei sta dicendo ho capito, chiuso un jet privato. Ho queste cose, però queste cose ti manderò dopo l'articolo. L'ho pubblicato su Nature Communications, che è la terza rivista scientifica più importante del mondo. Posso dire che cosa sono? Terroristi. Sono terroristi. Ma perché lei è indirettamente, anche se sembra una brava persona in faccia, è un terrorista. Cioè, sì, ma non un terrorista in senso che vuole ammazzare qualcuno. Lei è un pacifista, immagino. Lei è un terrorista perché mette l'idea nella testa della gente che il mondo è in pericolo. Giuseppe, qui non siamo meglio di prima. Su quali basi tu dici che il mondo non è in pericolo? Non è in pericolo il mondo, perché avete detto mille volte che il mondo era in pericolo, allora, non questo... tu personalmente ma altre persone, che sarebbe successo questo, ci sarebbe stata l'epoca glaciale, che ci sarebbe stato questo, e non è mai successo un caso. Giuseppe, scusa se ti dico, questo è un esempio di dissonanza cognitiva. Tu hai una verità che ti si pone di fronte e la rimuovi. Ma la non censuri. La rimuovo, non è, qual è la realtà? Voi siete sicuri? Ma no, ma che cos'è sta musica? Ma ti posso dire dissonanza che bravo comunque, per le dissonanze cognitive, sì, però ti voglio dare un'altra bella notizia. Io ad esempio sabato, per tornare velocissimamente a Roma, riprendo un altro aereo, ma voglio tornare velocissimo perché appena finisce questo convegno voglio rivedere i miei figli, quindi riparto sgaso. Ma che urgenza hai, direbbe Grimaldo, che fretta hai, voglio tornare a Roma perché devo andare al cinema la sera, ti manderò l'articolo, quindi spero che tu possa acquistare consapevolezza su quanto il fatto di prendere dei jet privati inquina. E di quale conseguenze che hanno, lo so anch'io. Ma anche i jet normali, realtà, anche gli aerei normali. È una realtà, sì, però i jet privati inquinano 10 volte di e più dei jet normali. I SUV? I SUV, anche loro adesso non ti so è dire tremendo, il numero. I SUV. Chi ha un SUV sì, si dovrebbe sentire in colpa? È totalmente non necessario. Quindi cioè una cosa se che... i SUV tu anche là li proibiresti. Cioè le auto di grossa cilindrata, le auto pesanti, li proibiresti. Dice, non sono cose. Adesso non ti so. Non ti, no, non però ti si può dire, andare avanti anche il mondo, dire, può andare SUV, avanti anche senza SUV. SUV in alcuni casi, penso, adesso sto pensando alle strade di Papua Nuova Guinea, dove sono. Vabbè, lo dico in Italia, in Europa. Dice, in Europa non è necessario avere un SUV. Dice. Ma infatti, che necessità ma c'è di avere un SUV? Ma il mondo, sono i gusti delle persone. Se devi andare fuori strada, non so se devi andare in montagna, come ci fai tu. Ma ormai i SUV sono diventati anche delle cose che si possono usare in città, delle auto che si possono usare in città. È bello. Vorrei che veramente le persone si leggessero questo articolo di questo ricercatore che è uno scienziato climatico e si rendessero conto delle conseguenze che viaggiare in SUV e viaggiare in jet privato comporta. Sai che Malda, che io se appena sento la parola scienziato climatico metto mano alla pistola, come diceva poi dici a me che io voglio terrorizzare le persone. È una metafora invece. Io quando parlo di articoli scientifici io sono un terrorista, invece tu dici
metto mano alla pistola. No, ma metto mano alla pistola nel senso che sono incazzo come una biscia quando uno dice lo scienziato climatico. Io divento pazzo. Bellissimo, questo divento lo scienziato climatico. Ma questo è ottimo, serve lo scienziato climatico? Se serve una pistola. Ma per carità di Dio. Che telefono ha lei, scusi, il cellulare? Lo sai che è prodotto la produzione di un telefono, di uno smartphone, prova un inquinamento pazzesco. Questa è la cosa che mi dicono. Allora, io voglio vivere, ok? Ho capito che vuole vivere, però vuole proibire agli altri le cose che secondo lei sono più inquinanti. Voglio vivere e quindi ci tengo ad avere anch'io, potrò avere un telefono cellulare. Però mi scusi, ad esempio, la nave, voglio avere comunque una vita in crociera. Quest'estate vado in crociera, grossa, grossissima nave da crociera, con i bambini. Posso andare in crociera o no? Ma io ci posso dire che non puoi. Si deve sentire un po' colpevole con la crociera, si deve sentire un po' colpevole. Io vorrei, questo sta a te, io non voglio dire a nessuno cosa è giusto, cosa non è giusto, però questo sta a te, io vorrei solo darti le informazioni perché tu poi possa prendere una scelta libera e informata sul fatto che se tu quello che fai è giusto o no. E la crociera? Io non ci andrei mai in crociera perché inquina. Io non ci andrei mai. Se tu vuoi andare, ragazzi, nelle navi è una delle cose più inquinanti, c'è lo smaltimento dei rifiuti, tutto sta diventando tutto green. È una crociera green, tutto green. C'è una grandissima attenzione, ad esempio, allo smaltimento dei rifiuti. Cioè, tu, che cos'è che elimineresti? Allora, lo smaltimento dei rifiuti è la cosa che probabilmente conta di meno per l'aumento delle temperature. Cioè, cos'è che impatta di più? Il jet privato, le navi di grossa cilindrata, i SUV? Il riscaldamento, il trasporto alla fine conta per il 14%. Cioè, riscaldamento, tu ce l'hai a casa tua, riscaldamento? O vivi senza riscaldamento? A dire la verità, in questo inverno non l'ho mai acceso il riscaldamento perché non avevo. Quindi, ma tu sei contrario, le strade dovrebbero stare senza le case dovrebbero. No, ma figurati, assolutamente. È giusto usare il riscaldamento, però utilizzare il riscaldamento con le pompe termiche ha. Le pompe termiche ha un impatto sulla. Ma non tutti si possono permettere le pompe termiche. Sì, ma lo sai che se tu compri una pompa termica, recuperi il costo perché non devi pagare più la bolletta, no? Non devi pagare più la bolletta e recuperi il costo entro 2 anni. Mi rendo conto che moltissime persone non hanno questa possibilità e quindi ci dovrebbero essere dei finanziamenti pubblici che incentivino questo. Grazie Grimaldi, a presto, arrivederci. Grazie mille, arrivederci. Allora,